Signori, buonasera! Ciao e benvenuti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti, eccoci qua. Vediamo un attimino chi c'è questa sera in questa straordinaria diretta, la nostra live mensile dove andiamo a vedere i risultati dei nostri portafogli, quello che stiamo creando, quello che vogliamo creare, ok? Quello che stiamo strutturando ormai da anni, e come stanno andando un attimino, i nostri investimenti. Come sta andando il nostro percorso verso la libertà economica, verso la nostra strutturazione economica, veramente qualcosa di eccezionale, come stiamo poi sopravvivendo anche a condizioni, evoluzioni del mercato mondiale, dove corrono tante, tante notizie, ok? Spesso notizie a volte un po' fuorvianti, a volte più belle, a volte meno belle, con degli avvenimenti continui. Ecco, siamo qua per valutare i risultati dei nostri portafogli a livello mensile. Ogni mese facciamo una diretta, la prima settimana sostanzialmente del mese, il primo lunedì del mese, per valutare quelli che sono i nostri risultati sul campo. Ok? Bene, benvenuti. Iniziamo subito la nostra serata, quindi non perdiamo tempo perché è veramente una serata molto molto interessante, stretta. Voglio stare all'interno di una trentina di minuti massimo e condividere quindi con voi anche andare a valutare. Ok, eccolo qui, nascondi, eccolo, andiamo a valutare quelli che sono. Ah, un attimo, voglio vedere come si sta vedendo qua. Io l'allargherei un po' così. Bene, bene, così la vedo bene. Ok. Eccoci. Allora, siamo il MIPAI, parliamo di pensionamento, di raggiungere un risultato di pensionamento in maniera completamente indipendente con un programma finanziario autonomo. Ok? Molto, molto importante. Ci crediamo molto e sappiamo che lo raggiungeremo con questo programma. È uno dei brand che ho lanciato nel corso del tempo, il Movimento Internazionale per la Pensione Anticipata Indipendente. La nostra mission è creare una grande comunità di persone che perseguono l'organizzazione della vita con un programma finanziario autonomo, in libertà, senza INPS, senza assicurazioni, senza Stato, in maniera completamente autonoma. Libertà sotto ogni forma per vivere la vita vera quando vogliamo e all'età che vogliamo noi. Avere il nostro fondo che ci sostiene, quindi il nostro fondo non vincolato dall'INPS, non vincolato dalle banche, non vincolato con le assicurazioni, ma proteggere il nostro futuro e quello delle nostre famiglie contro ogni avvenimento che può capitare nella vita. Vogliamo portare nel mondo la consapevolezza che siamo noi a poter e dover cambiare il nostro destino. Il destino è in mano nostra, siamo noi gli attori protagonisti, sempre e ovunque. Se vuoi capire come funziona la possibilità di entrare e andare in pensione in maniera anticipata con una struttura finanziaria autonoma, vai a vedere il corso gratuito in pensione anticipata in 7 passi, o 7 passi verso la pensione anticipata. Lo trovi sia su mipai.info, dove trovi tutte le indicazioni del MIPAI, compresi i nostri 10 comandamenti di vita per migliorare la propria vita, e vai su massimilianlacerra.it, dove oltre il percorso in pensione anticipata in 7 passi, trovi anche tanti altri programmi formativi gratuiti per iniziare questo straordinario percorso. Ok? I nostri canali sono il canale YouTube di Massimiliano Cerra, il gruppo chiuso su Facebook, MIPAI, la pensione quando vuoi tu, il canale Telegram di riferimento dove mettiamo tutti gli aggiornamenti, le dirette e quant'altro, in anteprima tra l'altro, la fanpage del movimento MIPAI. Ok? E la newsletter di Massimiliano Cerra, dove ogni mese nella newsletter facciamo aggiornamenti, focus, quindi il focus mensile che trattiamo velocemente stasera lo troverete per iscritto nei prossimi giorni. Ogni mese analizziamo un titolo buono per poter investire, un titolo molto molto interessante per poter investire. Impariamo ad investire insieme, quindi è una newsletter veramente molto molto bella, molto ampia. Ok? Se ancora non hai fatto un piano di pensionamento indipendente, vai su mipai.info e prendi un appuntamento, fatti fare un piano completamente gratuito, precalcolato per capire in quanto tempo puoi raggiungere il tuo programma finanziario autonomo e raggiungere la libertà, con un programma. Sapere in quanto tempo con le finanze che hai in questo momento riesci a raggiungere i risultati. Queste sono letture che io sotto la spiaggia mi andrei a fare subito. Sotto la spiaggia, sotto l'ombrellone, ok? Siamo in estate ed è l'ora di fare delle letture importanti, interessanti,
importanti, inizierei da diventa milionario partendo da dipendenti, per tutte le persone che vogliono conoscere la finanza personale e come strutturare una nuova vita, una nuova attività, vedere cosa hanno fatto, le strategie utilizzate dalle persone che hanno raggiunto l'indipendenza finanziaria, hanno lasciato il lavoro, che cosa hanno fatto le persone per capire, per chi vuole iniziare i primi passi operativi, passare alla pensione quando vuoi tu, un best assoluto a livello mondiale, è stato tradotto in 9 paesi al mondo, veramente grande successo, non me l'aspettavo nemmeno io in realtà, e poi adesso basta, vado in pensione quando voglio, l'ultimo della serie nel quale poi andiamo a strutturare il pensionamento in maniera autonoma e a creare anche una gestione delle finanze di un certo tipo, insomma tante cose, ecco, in ordine questi libri sono veramente importanti da leggere. Risultati mensili dei nostri investimenti. Allora, siamo qui per capire i risultati mensili dei nostri investimenti. Allora, adesso faremo vedere i risultati mensili, prima un focus. Allora, il mese di giugno è stato un mese di recupero per i mercati finanziari, levando l'ultima settimana dove c'è stato uno storno, ma poi c'è stata immediatamente una ripartenza, giovedì e venerdì scorso c'è stato subito un recupero. I mercati sono andati molto bene. Siamo tornati in un trend positivo dei mercati. C'è ancora qualche spauracchio, quindi la crescita è stata una crescita lenta ma costante all'inizio dell'anno. Quindi i mercati hanno recuperato una bella percentuale. Il mercato mondiale è sopra di quasi il 12%, l'11%. Lo Standard & Poor's 500 adesso negli ultimi giorni è salito al più 15%. Il mercato tecnologico è molto più avanti, anche se è quello che l'anno scorso ha beccato più mazzate, per cui c'è stato un ottimo recupero, un recupero un po' in sordina perché sono una serie di problematiche. Avete visto la guerra che continua, in particolare l'inflazione che continua a non essere dominata nella maniera giusta, ed è questo lo spauracchio maggiore, del quale dover aver paura, perché se l'inflazione non viene dominata e dovesse tornare a salire, le banche centrali saranno costrette ad alzare nuovamente i tassi, alzare i tassi, portare il costo del denaro ad un livello ancora superiore a questo, in particolare per economie come l'economia europea, che non è un'economia proprio eccezionale. L'economia europea ha due o tre paesi che tirano il carretto e gli altri sono molto molto scarsi, tra cui anche l'Italia. Inevitabilmente alzare il costo del denaro significa creare delle problematiche forti, ok? Troppo forti. E quindi alzare il costo del denaro è una cosa deleteria per l'economia, ma è anche l'unica soluzione per fare in modo di bloccare questa continuo questa corsa all'oro che hanno un po' le persone, ok? Come lavorare noi sull'inflazione, sulla nostra inflazione? Limitiamo le spese, ragazzi. Nel nostro piccolo, quando ci dicevano devi far girare l'economia, adesso se noi vogliamo vincere l'inflazione, la prima cosa che dobbiamo fare è spendere. Ognuno di noi deve cercare di spendere di meno, perché spendere di meno significa fare in modo che le banche centrali raggiungano prima l'obiettivo. Spendere di meno significa che ci sono meno entrate, tutto il circuito economico ha necessità di abbassare i prezzi per cercare di rincentivare la spesa, ok? E allora in quel momento l'inflazione si abbassa e le banche centrali devono bloccare l'alzamento dei tassi, anzi devono diminuire il costo del denaro, ok? Finché noi continueremo a spendere nonostante i prezzi alti, questo processo non si avvia, anzi diventa il processo contrario. Se a me aumentano i prezzi, io sono disposto a pagare di più, vado in vacanza lo stesso, anche se costa il doppio, chi glielo fa fare al negoziante di abbassare i prezzi? Tanto io vado lo stesso e sono disposto a pagare il doppio, lui guadagna di più. Per cui inevitabilmente non si avvia la macchina, ok? Benissimo, allora sui mercati può capitare questa cosa, quindi sui mercati dobbiamo stare attenti a quello che sarà. A come l'inflazione verrà contenuta e come si muoveranno le banche centrali. Se le banche centrali saranno costrette ad alzare ancora il costo del denaro in maniera drastica, ci sarà la possibilità che ci possa essere, i mercati possano soffrire un po'. Ok? Comunque è stato un semestre molto molto interessante. Vi faccio vedere qua perché è stato un semestre veramente molto interessante. Vi faccio vedere
l'indice Standard & Poor's 500 come si è mosso fino a questo momento. Eccolo, guardate, ok? Lo vedete qua, questo è Covid, grande risalita nel 2021, nel 2022 è iniziata una discesa abbastanza corposa fino ad arrivare più o meno, guardate, all'ottobre, abbiamo toccato i minimi a ottobre, l'anno scorso dicevo sempre, guardate, più o meno intorno a poco sotto i 3.000, sette, siamo arrivati più o meno a 3.600 punti, è andato un po' più giù, ma subito ha rimbalzato su questa quota che era importante. Guardate come adesso si è creato un trend di salita. Guardate, è un trend chiaramente di salita. Stiamo tornando vicino alle parti alte. Adesso la settimana scorsa c'è stato uno storno, ma è stata un'occasione di accumulazione per fare in modo che poi ci possa essere un ulteriore recupero. Quindi siamo partiti, stiamo andando molto molto bene. Ok, questo è un po' l'inizio anno. Questo è stato, ecco, vedete come più o meno a dicembre, ecco, dicembre abbiamo messo, guardate, dicembre, eccolo qua, ecco, dicembre abbiamo chiuso più o meno su questi livelli, quindi c'era stata già una discreta risalita e poi insomma nel corso dell'anno abbiamo avuto un ulteriore minimo a marzo, ma a dicembre è stato ancora da inizio anno il mercato, dal novembre dell'anno scorso, il mercato ha iniziato a riprendere una discreta corsa. Ci saranno sicuramente degli storni, ma siamo tornati in quello che è il trend di fondo. Ok, il mercato tecnologico ha avuto uno storno ancora maggiore, ma è salito molto, ha recuperato veramente in maniera forte il mercato tecnologico e devo dire che è andato in questo momento, è quello che sta facendo ancora di più, sta veramente correndo molto in questo mercato tecnologico, un mercato più dinamico, dove quando si beccano delle botte sono delle botte più forti, ma quando poi deve riprendere è quello che corre di più. Ok? Bene, bene, vedo già qualche domanda. Allora, Mauro, ok, stavo vedendo. Sì, allora, Mauro. Il secondo semestre, Mauro chiede, le prospettive, se ci potrà essere uno storno importante, visto una crescita abbastanza forte che c'è stata in questo primo semestre, nonostante un po' di storni, penso a una crescita interessante. Allora, nella seconda parte dell'anno, noi non possiamo dire dove sarà la fine dell'anno. Sicuramente, difficilmente cambierà questo trend. Potrebbe essere un trend che potrebbe continuare così o potrebbe rallentare un po', per il fattore delle banche centrali. Bisognerà vedere l'economia, ragazzi, bisognerà vedere l'inflazione. Quindi se l'inflazione viene contenuta bene e le prossime notizie fanno vedere un'inflazione che sta o in pari o comunque sta scendendo piano piano, le banche centrali non faranno interventi, inevitabilmente ci potrà essere una crescita. Se le banche centrali saranno costrette ad intervenire e semmai intervenire con dei rialzi anche un po' più pesanti di quelli che hanno previsto, quindi non uno 0,25 ma uno 0,50, i mercati potrebbero avere degli storni importanti. Però devo dire anche un'altra cosa: se i mercati e le aziende, che le aziende stanno avendo dei numeri molto importanti, ricordiamoci sempre tutti ragazzi, quando guardate i mercati finanziari sono fatti dalle aziende, nei telegiornali parlano di stati. E quindi c'è molto spauracchio, molta paura. Le persone hanno paura di investire perché guardano i telegiornali, ma i telegiornali sparano degli stati, della recessione, della crisi economica. Ma noi non dovremmo vedere cosa fanno la recessione degli stati, noi dovremmo andare a vedere nei telegiornali, e non lo fanno vedere, i risultati economici delle aziende, perché sono queste che tirano i mercati. I risultati economici delle aziende, ragazzi, sono positivi. E quindi inevitabilmente siamo destinati ad una crescita, semmai ci potrà essere qualche storno in questo periodo, però se le aziende hanno tenuto banco in maniera così forte in un momento come questo, con il rialzo dei tassi, la guerra, l'inflazione, l'aumento delle materie prime e quant'altro, inevitabilmente siamo destinati, se hanno tenuto banco in questo periodo, che cosa può succedere di peggio ancora? Ok? Quindi Mauro, ti ringrazio, ma sicuramente la prospettiva è una prospettiva di crescita. Quanto sarà la crescita? Io la crescita che ho visto adesso me l'aspettavo un po' quanto a fine anno, ok?
Ok, quindi è stata una crescita abbastanza buona in questo primo semestre, direi buono, perché comunque un mercato che mi va al 12-15% in 6 mesi, ma aspetto il 30% all'anno, forse è troppo, ok? Semmai rallenterà un pochino nella seconda parte, a meno che poi non ci sia un intervento di ribasso delle banche centrali, però insomma, sta andando molto bene, ok? Sta andando molto bene, molto molto bene. E nella seconda parte ci possiamo aspettare un'andatura similare, con qualche frenata su qualche spauracchio. Dovremmo vedere l'inflazione, ragazzi. Potrebbe cambiare un attimino la movimentazione, ma non di tanto, eh. Il trend resterà positivo, leggermente positivo. Vedremo l'inflazione. Ognuno di noi, ditelo ai parenti anche all'estero, chiamateli, ok? Diminuiamo le spese, ragazzi. Diminuiamo, tiriamo sulle spese. Avrete più soldi voi e mettete l'economia a posto, ok? Tiriamo sulle spese. Allora, andiamo a vedere quelli che sono i risultati dei nostri portafogli e li vediamo tutti, ok? Andiamo a vedere proprio i risultati dei nostri portafogli, come stanno andando in questo primo semestre. Sono andati molto forte, lo dico subito, un po' li seguite, insomma, avete visto anche nei mesi scorsi, sono andati molto forte. Ecco, li vediamo qua. Presentazione. Ecco, andiamo a vedere i risultati mensili dei nostri portafogli e investimenti. Allora, questa è la linea della pensione indipendente, la linea più spinta, una linea con una percentuale praticamente tutta di azionario. Quest'anno, qui gran parte abbiamo solitamente fondi ed ETF. All'interno di questo portafoglio dedicato al pensionamento, un portafoglio stabile con una grande crescita con la nostra metodologia. Ricordiamo importantissimo la metodologia che prevede quando le cose vanno male dei tagli delle quote e un riacquisto quando le cose cambiano. Che cosa ha portato? Guardate l'anno scorso, guardate come. Vi faccio vedere una cosa importante. Noi abbiamo all'inizio del 2022, chi è abbonato con noi, ragazzi, lo sa benissimo, abbiamo fatto dei tagli profondi. Qualcuno potrebbe dire, ma perché hai tagliato? Il mercato è risalito. Sì, benissimo, se io non tagliavo mi sarei preso questa discesa. Le persone che hanno preso questa discesa, guardate bene, quella del, questo è il mercato, ok? La discesa del mercato. In questo momento stanno ancora aspettando di tornare in pari, giusto? Facile, meno 19, meno 20, meno 13 o più 13, ok? Noi siamo già in guadagno e quando il mercato arriverà a guadagnare di più, mentre questi dovranno semplicemente ancora recuperare, noi siamo già in guadagno. E questo moltiplicato per ogni anno, guardate la differenza del 2020. Nel 2020, qui c'è stato il crollo della della pandemia, noi abbiamo tagliato di brutto i portafogli, abbiamo ricomprati, siamo schizzati su, e chi ha seguito, questo è l'indice All Country, quindi l'indice del mercato mondiale, compresi anche i paesi asiatici, inevitabilmente è rimasto indietro. Ok, poi gli altri anni più o meno sono allineati, vuol dire che 100.000 euro messi nel 2015, quindi a pieno regime nel 2016 sono visti i primi risultati, oggi è diventato 312.000. Ok, con gli interessi composti, perché praticamente non vendo mai, non vendo mai, e con gli interessi, quindi la media annuale è una media ampiamente superiore al 15-17%, la media composta vuol dire che io cresco ma non vendo mai gli interessi, la media composta è superiore al 26% all'anno, quindi interessante. Andiamo a vedere come abbiamo battuto il benchmark, questo è l'indice mondiale, l'abbiamo battuto anche, guardate l'anno scorso. Più 11, è vero che l'anno scorso è stata un'annata negativa, ma più 11 quasi, più 10 rispetto al mercato. Ok? Molto importante. Guardate la differenza. Poi, non solo, quest'anno stiamo facendo meglio del mercato, anche quest'anno. Per cui i numeri parlano chiaro. Ok? Guardate la differenza di quanto abbiamo fatto meglio del mercato praticamente tutti gli anni. Okay, tutti gli anni, questo portafoglio è iniziato nel 2015, quindi a pieno regime, i primi numeri li vediamo l'anno dopo, e guardate, ogni anno abbiamo fatto un risultato, questo vuol dire che questo è quello, il numero che abbiamo fatto di più rispetto al mercato, perché il benchmark ha chiuso sotto di noi, ok? Quindi il primo anno a 3 anni, a 5 anni, guardate il nostro portafoglio, in 5 anni ha fatto il 90%, il mercato ha fatto il 38%, quindi uno scostamento del 5%. Ragazzi, tenetelo 20 anni, questi numeri diventano esorbitanti, ok? Questo è l'aggiornamento al 30 di giugno. Ok, questo è il portafoglio azionario. Qui sono le azioni singole, chi ha il PAR, quindi il portafoglio ad alto rendimento, il Wall Street Performance.
Quest'anno stiamo facendo il 22 di aprile, eravamo al 25-26 la settimana, il mese scorso c'è stato un po' di storno, adesso siamo al 22, sta andando veramente fortissimo. Abbiamo una media non composta, media normale del 28, non composta, media composta è partita alla grande. E qui guardate il benchmark, guardate, questo è l'indice Standard & Poor's 500, l'abbiamo asfaltato, questo è l'indice Standard & Poor's 500, il benchmark, perché è stata fatta una statistica: le prime 5-6 aziende che stanno all'interno del Standard & Poor's 500 da sole fanno molto di più dello Standard & Poor's 500 da sole. Vuol dire che se tu scegli le azioni migliori, solitamente sei destinato a fare di più dell'S&P 500, che ha 500 aziende, ma ci sono quelle che corrono di più, quelle che corrono medio e quelle che corrono di meno. È una media, per cui va benissimo per situazioni di lunghissimo termine, dove io ho poche competenze, non voglio perdere tempo, me lo tengo lì, benissimo per il fondo di pensionamento, se vuoi fare poi dei numeri diversi con delle performance, ma lavori a performance e non a fondo di investimento fisso, ad esempio per la pensione come facciamo noi, il portafoglio azionario ha dei numeri interessanti. Qua abbiamo iniziato nel 2012, quindi a pieno regime nel 2013, 100.000 euro, oggi hanno superato ampiamente il milione di euro per chi ha seguito questo portafoglio nel corso degli anni. Noi lo mettevamo a disposizione nel 2014-2015 durante le nostre gli eventi dal vivo che facevamo, l'abbiamo poi rimesso a disposizione lo scorso anno anche per le persone che volevano abbonarsi per vedere il nostro metodo. Allora, il piano di accumulazione dei risparmi, cioè come sta andando il piano di accumulazione dei risparmi? Vediamo la performance all'inizio anno. Noi, chiaramente, ognuno di voi ha il proprio piano. Noi abbiamo simulato un piano contando un capitale iniziale di 6.000 euro messo dentro e poi 400 euro mensili di accumulazione dei risparmi. Ok? La performance da inizio anno è del 27,11, ragazzi. Il piano di accumulazione sta correndo. Chiaramente voi dite, ma fa di più l'accumulazione che non i portafogli un attimo. Qua mettiamo 400 euro al mese, quindi stiamo facendo delle percentuali su un capitale bassissimo. Non si può fare un paragone su un portafoglio come quello azionario, un portafoglio come l'Aiga Accelerator, dove c'è il pensionamento, dove abbiamo, che ne so, 50.000 euro, 100.000 euro, 150, ok? Non c'è paragone, ok? Qua è normale, mettendo delle quote più piccole, mediando continuamente il prezzo, questa è una cosa che dovrebbero fare tutti, inevitabilmente, quest'anno, con gli alert, qui contando gli alert, noi abbiamo accumulato, il fatto che noi accumuliamo in specifici momenti, non tutti i mesi, ma accumuliamo in specifici momenti. Se non accumulavi quando abbiamo accumulato noi, inevitabilmente non eri al 27, ragazzi, facevi dei punti meno. Ma sapete quanto cambia? Ma quanto cambia, ragazzi? Un'accumulazione graduale in determinati momenti con il metodo Capital Box Formula rispetto a mettere il piano di accumulazione fisso che ti fa la banca tutti i 30 del mese. Vai a fare una percentuale più bassa per forza di cose di questo, per noi abbiamo una media di ingresso più bassa, ma soprattutto se te lo tieni 10 anni, 20 anni, un cambiamento di percentuale così imponenti, ma cambia completamente tutto, ok? Se tu accumulavi la stessa cifra a ogni fine mese, indipendentemente da come andava sul mercato, avevi una percentuale più bassa, ma anche di 6-7 punti, ok? Sicuro. Se tu hai una media di ingresso più bassa, hai dei risultati migliori, ok? E più lo tieni negli anni, più cambia, ok? Quindi sta andando molto forte. Questi sono gli investimenti medio termine. Abbiamo iniziato a mostrarli. Chi ci segue, chi ha i nostri percorsi, la Master School, eccetera, eccetera, sa che questi sono gli investimenti migliori che possiamo fare. Tanti di voi come noi sono abbonati al servizio Plus, di cui abbiamo iniziato a dare la possibilità, con i servizi di abbonamento Plus, a entrare in questi investimenti. Sono gli investimenti più accertati, degli investimenti, delle operazioni che fai 2-3 all'anno, ma che ti portano dei risultati straordinari su delle aziende straordinarie e con una percentuale di errore bassissima, ok? Troppo bassa. Performance da inizio anno, ragazzi, siamo al 29, ma è un 29 che non può considerarsi realistico. Ok? 29,67, ma non è realistico perché? Perché alcune di queste operazioni, queste sono operazioni che
compri, fai delle compravendite che possono durare 2 o 3 mesi. Alcune le abbiamo fatte vedere nella serata di presentazione. Se vai sul canale YouTube, guardati la serata di presentazione degli investimenti mid-term. Ho messo anche dei titoli gratuiti che potete utilizzare gratuitamente. Guardateli, bellissimo. Questi sono investimenti che tutti dovrebbero imparare a fare, sono semplicissimi, ma non è realistica per questa percentuale perché alcuni di questi investimenti vengono fatti con degli strumenti in leva finanziaria, per cui io se metto, che ne so, 2.000 euro e ne guadagno, faccio un bel movimento, faccio una percentuale, che ne so, faccio in questo movimento, faccio l'8%, ok? E ho messo i miei soldi, benissimo, ho fatto l'8%, ok? Ma se io utilizzo la leva finanziaria, vuol dire che quell'investimento io ho fatto il doppio, il triplo, ok? Quindi questa percentuale prende in considerazione gli investimenti di medio termine come se fosse stato messo il capitale intero. Ma in realtà, se io ho messo in quell'investimento, ho fatto un risultato ampio, ma ho messo solamente 1.000 euro e ho lavorato con 5.000, ok, perché c'è la possibilità di fare la leva, il prestito, la marginazione. L'ho spiegato, andate a vedere gli investimenti mid-term, come funziona, ho spiegato tutto. Se io metto solamente 1.000 euro e lavoro con 5.000, con il prestito che ti fa, il prestito titoli che ti fa la banca, gratuito tra l'altro, io ho una performance su 5.000. Se io faccio il 10% di 5.000, ho fatto 500 euro, ma quanto avevo messo 1.000? Io ho fatto 500 euro con 1.000, io ho guadagnato il 50%, ragazzi, non ho guadagnato il 5, cioè non ho guadagnato il 10%, ho guadagnato il 50%, ok? Quindi facciamo due calcoli, ripeto, se metto, io sto lavorando con un corrispettivo di 5.000 euro, faccio il 10% che sono 500 euro, ma in realtà io ho messo solamente 1.000. Quindi ho fatto 500 euro mettendone solamente 1.000, io ho fatto il 50%, ragazzi. Per cui qua viene calcolato con tutto quello che è il risultato col capitale come se fosse reale, ma non è un capitale reale perché alcune di queste operazioni, circa 3-4 su 10, sono state fatte con un capitale in leva, quindi con un prestito titoli, quindi in realtà si arriva ad avere dei risultati straordinari con operazioni che vengono chiuse in 2 o 3 mesi. Quindi veramente vi consigliamo, ecco, se vuoi avere informazioni su tutti quelli che sono i nostri programmi, tra l'altro c'è una promozione in atto, fino al 10 di luglio puoi fare gli investimenti di medio termine insieme a noi, questi investimenti, avere un canale dedicato dove, fai gli dove ti facciamo vedere gli investimenti che facciamo, i titoli migliori aggiornati continuamente, quindi il canale dedicato e il corso completo per imparare gli investimenti di medio termine, fino al 10 di luglio. Ce l'hai a un prezzo scontatissimo. Abbiamo fatto la summer offer, io la prenderei al volo, ok? Quindi ce l'hai a disposizione. Qua puoi fare anche un piano di pensionamento indipendente, scansiona, fai la chiamata conoscitiva perché direi che è veramente un'opportunità straordinaria di imparare. Noi vi stiamo mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per una grande svolta finanziaria. Adesso sta veramente a voi fare il massimo. Che dire, concludiamo qua, vedo ci sono tante domande, ne siamo arrivati un attimino al termine del tempo, è bellissimo, stiamo facendo dei grandi risultati, stiamo mettendo a disposizione strumenti necessari, se volete imparare a investire insieme a noi, prendete questi programmi, questa Summer Offer sul programma investimenti in medio termine che è nuovissimo e fate questi investimenti qua a medio termine insieme a noi che sono straordinari, fino al 10 di luglio, ok? Vai adesso al massimo al di sotto dei commenti ti metteremo la possibilità, ma lo vedrai ancora, lo vedi anche sui canali perché l'abbiamo messo a disposizione, vai sul nostro canale Telegram, su YouTube, al di sotto della diretta, nella descrizione, c'è la possibilità di entrare direttamente, di usufruire questa promozione straordinaria che facciamo entro il 10 di luglio, quindi c'è poco tempo, così inizi subito a fare gli investimenti di medio termine insieme a noi e sono straordinari. Altrimenti vai su massimilianorasciara.it, sezione corsi gratuiti. Impara a fare questo, impara anche a avere anche tu gli stessi risultati. Devi avere gli stessi risultati e puoi averli seguendo delle metodologie semplicissime. Leggiti i libri, leggiti Milionario partendo da dipendente, diventa milionario.
la pensione quando vuoi tu per imparare a fare le accumulazioni di risparmi. Insomma, inizia da dove vuoi, ma inizia perché veramente c'è da fare grandi cose. Abbiamo promesso un'annata di svolta e stiamo dando tutto il possibile per fare in modo che ognuno di voi possa veramente avere degli strumenti straordinari da sfruttare. Ok? Bene, ragazzi, è stato bellissimo. Continuiamo così, continuiamo positivi perché sarà un'annata di grande recupero non solo sui mercati finanziari, ma anche nella nostra mente e anche nel nostro portafoglio. Ok? Ciao a tutti, buonanotte e noi ci vediamo alle prossime dirette. Seguite i canali perché ci saranno tante novità e in settimana mi vedrete tornare in diretta e faremo vedere altre nozioni sugli investimenti di medio termine. Vi farò vedere altre operazioni fatte e alcune chicche su alcune operazioni. Vi metterò sui canali quando farò la diretta, la farò a mezzogiorno e mezzo, molto probabilmente sarà giovedì, ma vi darò conferma e vedrai veramente come imparare ad operare con questi investimenti straordinari. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.